isola dal balcone di Montecitorio il tricolore repubblicano. L'assemblea costituente tiene la sua riunione di insediamento. 468 dei 479 deputati già confermati prendono posto nell'aula. Il governo di De Gasperi, quello che ha portato l'Italia alla costituente, è al completo. Tutti i ministri dei sei partiti del CLN. Un grande applauso, si grida viva l'Italia, viva la Repubblica, viva Trieste italiana! Le tribune erano affollatissime, tanti avevano chiesto il biglietto per assistere alla seduta. Era anche questo un segno della grande partecipazione dell'opinione pubblica all'avvenimento. È entrato Orlando, che come decano assume la presidenza provvisoria dell'Assemblea e ne apre i lavori. Un appello solenne ne segue, perché ogni italiano, a qualunque partito, a qualunque classe appartenga, ogni risentimento, ogni dissenso, ogni rancore, ogni interesse, ogni pensiero, insomma, subordini alla maestà di questo comando, la concordia nazionale, perché si salvi l'Italia, perché viva l'Italia. I capi dei grandi partiti, e tra questi Palmiro Togliatti, sentono chiaramente definire da quel grande giurista che è Orlando la funzione assunta nella nuova vita politica proprio da quei partiti che essi hanno portato alla più chiara coscienza. Vorrei ardentemente che queste fossero le ultime mie parole, perché esse restino impresse con l'autorità austera del di là. Viva l'Italia! Iniziano quindi le votazioni per la nomina del presidente. Risulta eletto il socialista Saragat. A lui l'onore di dirigere le sedute, donde uscirà la legge fondamentale del nuovo Stato repubblicano. La seduta non fu lunga, ma fu talmente intensa che al termine il pubblico delle tribune, invece di sfollare, si trattenne nei corridoi per commentare quello che era avvenuto. L'Assemblea Costituente è l'incontro di tre diverse generazioni, tutte ugualmente attive durante i lavori. I giovani, che sono appena usciti dalla lotta per la Resistenza. I giovani erano quelli che avevano fatto la guerra di liberazione al nord e poi nel sud erano stati i primi a guidare le lotte per la terra, per esempio. La generazione dei capi dell'antifascismo, come De Gasperi, Nenni, Togliatti, Saragat, Parri, Terracini, i quali avevano conosciuto il carcere o l'esilio. Infine, la generazione dei protagonisti della politica prefascista, come Vittorio Emanuele Orlando, Francesco Saverio Nitti, Ivanhoe Bonomi, Carlo Sforza ed anche prestigiosi studiosi come Luigi Einaudi e Benedetto Croce. È l'ora dei partiti, piccoli e grandi, tutti chiamati a scrivere la legge fondamentale della Repubblica. Ma in democrazia chi ha più voti conta di più e in seno all'Assemblea i rapporti di forza si misurano in seggi. La Democrazia Cristiana, con il suo 37,2% dei voti, ottiene ben 207 seggi. Segue il Partito Socialista, che con il 20,7% ne conquista 115, mentre il Partito Comunista guadagna 104 seggi, pari al 18,7% dei voti. Poi i partiti più piccoli, 41 seggi all'Unione Democratica Nazionale, 30 all'Uomo Qualunque, 23 al Partito Repubblicano e 7 seggi al Partito d'Azione. In tutto i deputati eletti alla Costituente sono 556. Per preparare la bozza della Costituzione, il presidente dell'Assemblea, Giuseppe Saragat, istituisce il 15 luglio 1946 una commissione di 75 deputati, presieduta da Meuccio Ruini, giurista ed esponente del Partito Democratico del Lavoro. La nuova carta non poteva ritornare allo Statuto Albertini. Doveva ispirarsi ai valori della Resistenza e della liberazione per accogliere i nuovi principi di libertà e di socialità. La commissione dei 75 è divisa in tre sottocommissioni. La prima per i diritti e i doveri dei cittadini, presieduta dal democristiano Umberto Tupini. La seconda per l'ordinamento dello Stato, presieduta dal comunista Umberto Terracini.
La terza per i temi economico-sociali, presieduta dal socialista, poi social-lavorista, Gustavo Ghidini. Ma ricordo soprattutto il clima di impegno morale e di ottimismo in cui la Costituzione si è fatta. Ci lavoravamo veramente giorno e notte senza pensare ad altro. E anche la nostra vita era spartana, molto severa. Il 4 marzo 1947 Umberto Terracini, che dall'8 febbraio ha sostituito Giuseppe Saragat alla presidenza dell'Assemblea Costituente, mette all'ordine del giorno la discussione generale sul progetto di Costituzione. Seguiranno mesi intensi di discussioni per approvare ognuno degli articoli che comporranno la Costituzione della Repubblica Italiana. 31 dicembre la Repubblica Italiana deve avere ed avrà la propria legge fondamentale. La promessa del presidente Umberto Terracini è mantenuta. Il 22 dicembre 1947 la Costituzione, composta da 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali, è approvata dall'Assemblea Costituente. L'orologio della biblioteca scoccherà tra poco un'ora destinata a rimanere memorabile nella storia della nostra democrazia. Nel pomeriggio del 27 dicembre 1947, a Palazzo Giustiniani, viene promulgata con la firma del capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola. Sono le ore 17 quando il Presidente della Repubblica prende posto al tavolo della firma. Due calamai, quattro penne da ufficio, rievocano la frugalità tra cui sono nate tutte le grandi carte democratiche, a cominciare dalla settecentesca e americana Dichiarazione dei diritti. L'ho letta attentamente, possiamo firmare con sicura coscienza, ha detto poco prima De Nicola a De Gasperi. L'avvocato De Nicola è un grande giurista, siamo tranquilli anche noi. Tocca ora a Terracini, poi toccherà a De Gasperi. Da queste cartelle di cuoio la Costituzione passa ora nello spirito e nelle forme della vita nazionale. Noi, tutti gli italiani, giuriamo di osservarla.